Ancora un buon pomeriggio da Sandro Capitani, collegato con Siena per il convegno organizzato dall'Unione Provinciale Agricoltori di Siena sul tema produttività, coltiviamo la ripartenza. Veramente un atto di fede, di speranza, di fiducia in quella che sarà l'agricoltura pronta a ripartire subito dopo l'emergenza Covid. Seminiamo oggi per raccogliere domani. Nella prima parte abbiamo avuto tanti ospiti con i quali abbiamo iniziato ad approfondire questo tema ed ora continuiamo salutando ed augurando buona giornata ad Alberto Bagnai che insegna politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Professor Bagnai, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, insegnavo perché sono in aspettativa come tutti i colleghi accademici, quindi in questo momento la mia attività è un po' cambiata nel Va frattempo. bene, anche questo presente storico è un atto di fiducia verso un futuro che sarà sicuramente vicino, ecco, almeno così vogliamo pensare. Va bene. Allora, professore, il tema è la produttività riguardo all'agricoltura, ma non solo. Ecco, possiamo così pensare, possiamo sperare, possiamo auspicare che insomma ci sia in questa fase di, come dire, di passo lento una idea, una programmazione, un'idea di futuro per il domani? Grazie per la domanda a cui rispondo brevemente perché sono venuto, come sempre, quando frequento eventi pubblici per ascoltare più che per parlare. E breve premessa per dire che mia nonna era di Lucignano d'Arbia, mio padre di Monteroni d'Arbia, io ho passato l'infanzia a Montepulciano e quindi questo invito dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena mi ha fatto particolare piacere perché l'ho sentito come un invito proveniente dalla mia terra. Il dibattito sulla produttività è un dibattito che va avanti da diversi decenni naturalmente in Italia, perché la produttività si è arrestata, ha smesso di crescere per diversi decenni in Italia. Ho molto apprezzato la cura con cui l'Unione Provinciale Agricoltori ha organizzato questo incontro, anche perché ci ha fatto recapitare un interessante position paper, chiamiamolo così, lo chiameremmo noi accademici, un lavoro che illustra una serie di fatti e una serie di problematiche che sicuramente hanno influito sulla produttività italiana e che fanno parte del racconto della produttività italiana che generalmente si fa. La produttività però è un fenomeno di lungo periodo e quindi mal si presta ad essere analizzata in modo statico, con una fotografia, con i dati di un anno. È più interessante osservarla in modo dinamico, cioè sui dati di parecchi anni. Molti non sanno che dal 1970, sostanzialmente fino al 1996, la produttività italiana è cresciuta ed è cresciuta assolutamente in linea con quella francese e quella tedesca. È successo qualcosa nella seconda metà degli anni 90 che ha intercettato la crescita della produttività italiana. Se non partiamo da questo dato, dopodiché ovviamente il dato è solo il punto di partenza e le riflessioni possono essere di vario tipo, sicuramente siamo fuorviati. Ora, la mia impostazione della mia attività di ricerca sulla produttività, su cui ho scritto alcuni articoli scientifici e molti articoli divulgativi, parte esattamente da qui. Che cosa è successo nel 1997? Insomma, sono successe svariate cose, insomma, non so. Mi sono trasferito dal quartiere Prati al quartiere Parioli, si sono sciolti i Pink Floyd e l'Italia ha avviato il percorso verso la compiuta unione monetaria. Di questi tre eventi che vi ho citato, a parte, diciamo, i Pink Floyd, forse quello che ha più riguardo e più capacità, più potenzialità di aver influito sull'economia italiana è oggettivamente l'ingresso nell'Unione Monetaria. Per molti anni questo argomento, questo fatto è rimasto un pochino offuscato nel dibattito italiano, ma noi oggi abbiamo in realtà un dibattito che si sta sprovincializzando in Italia e che si sta sprovincializzando in Europa. Chi segue dall'Italia il dibattito europeo sa bene che, per fare un esempio,
non più tardi di 2 mesi e mezzo fa, il governatore della banca centrale olandese ha evidenziato come il percorso di integrazione europea, in particolare l'unione monetaria, abbia oggettivamente causato dei problemi all'economia italiana e abbia avvantaggiato l'economia olandese. Ovviamente non è una partita Italia contro Olanda, ha avvantaggiato tutta una serie di paesi, fra cui l'Olanda, e ha svantaggiato tutta una serie di paesi, fra cui l'Italia. Su questo si potrebbe aprire una riflessione. Io mi sono limitato a esporre il dato, non mi è stato dato un tempo e mi attengo ai 3 minuti che sono quelli della dichiarazione di voto in dissenso, perché ora inizierà il coro di quelli che invece dicono che l'Europa non c'entra. Io lo ascolterò volentieri questo coro angelico, a meno che lei non mi dia altro tempo, e poi dopo eventualmente lo gestirò come lei mi dirà di fare. Da volentieri, perché è molto conciso e molto chiaro, quindi prego, prego. Posso, se mi dà altri 5 minuti, le posso dire dove vedo alcune criticità del progetto europeo. Allora, intanto vorrei fare una riflessione di metodo. Quando si parla anche con i colleghi accademici, se mi dà un'allocazione di tempo complessiva, io me la gestisco meglio. 4 minuti, perché poi abbiamo in linea l'assessore Saccardi che deve intervenire, quindi proprio 4 minuti. Grazie. 4 minuti con efficienza. Allora, grazie. Però vorrei, resterò su alcune questioni secondo me pregiudiziali da questo punto di vista, sperando di poter fare poi un secondo giro. La prima questione pregiudiziale è che il dibattito degli economisti, ma soprattutto dei media, sulla produttività è un dibattito un po' strano, un dibattito che separa totalmente il mondo della domanda e il mondo dell'offerta. Mi spiego, gli imprenditori, compresi quelli compresi quelli del settore agricolo, compresi quelli che ci ascoltano, sanno benissimo che loro non producono per il magazzino. La loro ansia di intercettare nuovi mercati, che è cosa che gli imprenditori italiani riescono a fare con grande eccellenza, deriva proprio dal fatto che se non c'è domanda non c'è necessità di produrre e nessuno produce per il magazzino, torno a dire. Quindi esiste un legame fra la domanda e la produttività. Questo legame viene totalmente negato nel dibattito degli economisti. Se esiste un legame fra domanda e produttività, allora esiste anche un legame fra andamento del cambio e produttività, perché un cambio che, essendo troppo forte, renda troppo costosi i beni di un paese e quindi li renda di smercio diciamo più complesso all'estero, riduce la domanda estera, e per quella parte influisce negativamente sulla produttività. Questo è un primo pezzo di problema che potrebbe aver portato con sé l'unione monetaria. Un secondo pezzo di problema che ha portato con sé l'unione monetaria è lo spreco del capitale. L'unione monetaria e l'unione dei mercati dei capitali, che è in corso, hanno reso estremamente facile indebitarsi a costi estremamente ridotti. Ora, gli economisti sanno, è un principio, diciamo, della loro fede, che in un mercato si forma un prezzo che è un prezzo di equilibrio. Spingere un prezzo fuori dall'equilibrio è sempre foriero di catastrofi, perché determina problemi o dal lato della domanda o dal lato dell'offerta. Purtroppo nel mercato del credito l'unione monetaria ha determinato un fenomeno di cui tutti noi eravamo contenti senza capire che era pericoloso, cioè il costo del credito nei paesi del sud si è abbassato al livello di quello dei paesi del nord, e questo ha spinto a sovraindebitarsi famiglie e imprese del sud, e più esattamente, direbbero gli economisti, a non fare una allocazione efficiente del capitale. Ormai sono tantissimi gli studi in riviste di altissimo livello che indicano come la dinamica del tasso di interesse, in particolare i tassi di interesse troppo bassi per il sud, hanno influito sulla produttività. Ma questo lo sanno anche gli imprenditori. Quando gli imprenditori mi mostravano sterminate distese di capannoni oggi vuote, costruite nel periodo in cui all'inizio di questo secolo le banche ti correvano letteralmente dietro per offrirti credito, macchinari in leasing, eccetera eccetera, e quindi anche imprenditori senza una storia imprenditoriale, senza le capacità imprenditoriali, potevano improvvisarsi ed entrare in un mercato facendo concorrenza sleale a chi già c'era e in qualche modo abbassando il livello della produttività, perché non avevano tutti gli skill che avevano i loro concorrenti di maggiore storia aziendale e industriale. Ecco,
Quello è esattamente ciò di cui sto parlando ed è un fenomeno che molti imprenditori, suppongo anche in Toscana, suppongo anche nel settore agricolo, hanno visto e che molti mi hanno raccontato. E si potrebbe andare avanti ad indicare altre criticità, ma io mi attengo ai tempi perché, ripeto, parlare mi piace, ma ascoltare di più. Grazie per avermi dato la parola. Noi ringraziamo il professor Alberto Bagnai, ci sentiremo poi probabilmente a fine di questo incontro ed ora salutiamo e diamo la parola al neo assessore all'agricoltura della regione Toscana, Stefania Saccardi, collegata con noi. Signora, buonasera a lei. Buonasera a voi, mi dispiace e chiedo scusa di essere collegata solo per telefono, ma ero in giro, ma mi faceva comunque piacere salutarvi, ringraziare il presidente Tuffi, ringraziare l'Unione Provinciale Non Agricoltura di Siena per aver promosso questa riflessione su un tema, devo dire, davvero, davvero interessante. Ho letto anche il documento di accompagnamento a questo evento ed è un documento che davvero evidenzia temi molto importanti che vanno a incidere sulla produttività, sulla competitività del sistema paese e anche sul sistema delle nostre imprese agricole e agroalimentari in particolare. Ne avranno, io credo, nel futuro un peso sempre più importante anche dal punto di vista sociale. Ecco, assessore, mi scusi, il tema della produttività e ovviamente anche del reddito dei nostri agricoltori è ai primi posti nella sua agenda politica? Non c'è dubbio, noi abbiamo bisogno di rafforzare questo ambito e questo settore lavorando appunto su questi due aspetti, quello della competitività, della crescita, della produttività, ma anche quello della tutela del lavoro, della tutela delle filiere dall'inizio alla fine, perché solo diciamo l'aspetto anche etico della nostra filiera può portare un valore aggiunto alla qualità e al valore complessivo dei nostri prodotti e di ciò che noi siamo e di ciò che potremmo essere sul mercato internazionale. Quindi questo è un aspetto sicuramente di primo rilievo, insieme anche ad altri obiettivi che nell'ambito di questo mandato ci poniamo e che passano, per esempio, penso alla semplificazione, penso alla riduzione degli oneri burocratici, penso anche a un lavoro che dovremo fare in relazione anche alla riforma della PAC in termini appunto di norme più semplici, con un approccio più flessibile, orientato più ai risultati che alla formalizzazione. Poi un altro obiettivo è anche la modernizzazione, anche attraverso l'uso delle moderne tecnologie, dei telerilevamenti, provando a mettere tutti in condizione di sfruttare i vantaggi di questi strumenti. E quindi alla fine, con l'obiettivo alla fine di rendere l'agricoltura più efficiente, più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, mantenendo alta la qualità, la salubrità e anche la tipicità delle nostre produzioni. Ecco, assessore, per tornare al sottotitolo del tema di cui stiamo discutendo, come si semina oggi per raccogliere domani nell'agricoltura toscana? Ora viviamo tutti un periodo particolare, però dovremmo provare a essere bravi a trasformare la difficoltà di questo momento nell'opportunità di una ripartenza ancora più forti e ancora più pronti sul livello internazionale, diciamo così. Io credo che anche il Recovery Fund possa essere uno strumento e un'opportunità di primo livello per poter ricostruire e rafforzare le nostre filiere produttive, per colmare il digital divide, sia in termini di accesso ai servizi che in termini di competenza. Credo che la regione su questo possa assumere un ruolo guida di,
di supporto a questi processi e di sviluppo su certi filoni, penso all'agricoltura di precisione, penso alle piattaforme sulle tecnologie in agricoltura su cui si sta lavorando insieme alle categorie e ai soggetti interessati. Queste sono alcune delle proposte che noi abbiamo provato a inserire nel contributo della Regione sta mettendo in piedi per il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e che vogliono provare ad andare a superare le debolezze del nostro sistema economico e agricolo. Questo è, credo, un po' quello che dobbiamo fare, cioè provare a utilizzare questo periodo per rafforzare il sistema e per essere pronti, appena superata la fase dell'emergenza, a ripartire con il meccanismo a V, e quindi in modo che il nostro sistema agroalimentare possa dimostrare quanto valore sia in grado di esprimere, forse anche lavorando su una certificazione di qualità che comprenda non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua sostenibilità dal punto di vista ambientale e dal punto di vista etico. E nell'etica ci metto anche la qualità dei rapporti di lavoro, le corrette relazioni sindacali e appunto la qualità del lavoro che superi i rischi del caporalato e che sia sempre un lavoro invece di qualità. Ecco, Assessore, un'ultima considerazione e poi la libero, ringraziandola ancora del suo intervento. Nel corso di questi anni in cui mi sono occupato e mi occupo di agricoltura, mi è capitato di partecipare a convegni, incontri, dibattiti in Toscana e talvolta con una qualche meraviglia ho dovuto con piacere così assistere al fatto che l'assessore regionale all'agricoltura era sempre presente, vari assessori che si sono succeduti nei vari anni, insomma, è una presenza importante anche nei luoghi veramente più piccoli, nelle occasioni più impensabili. Immagino che fra le sue priorità ci sia anche questo, la presenza sul territorio, il contatto diretto con i produttori e i contadini. Guardi, oggi, ora mi prende in macchina, io sto tornando da un incontro che ho fatto con il consorzio di Bolgheri, ho incontrato anche l'amministrazione comunale, gli assessori. Pur in questo periodo difficile, l'intento è proprio questo, quello di stare vicino alle realtà produttive, di visitarle, di rendermi conto direttamente, proprio andando a vedere le situazioni anche più difficili. Abbiamo dei luoghi in cui l'agricoltura e il vinicolo diventa quasi un'attività eroica, ma che è indispensabile per mantenere il nostro territorio. Laddove non c'è un territorio coltivato, dove non c'è la presenza dell'uomo, c'è l'abbandono a se stesso e ci sono sicuramente situazioni di degrado. La Toscana è bella proprio perché gran parte del suo territorio ha avuto la capacità di costruire un connubio straordinario tra l'opera dell'uomo e il rispetto della natura. Quindi credo che rendersi conto direttamente e andare a capire quali sono le criticità, provare a dare una mano per risolverla, nell'interesse sicuramente dell'agricoltura, della filiera agroalimentare, ma va anche nell'interesse di tutti, di ognuno di noi e del nostro territorio. Io vengo da un'esperienza di tanti anni di assessorato alla salute, e di solito si accosta la salute alla sanità, ma la salute è qualcosa di ben più completo e vasto della sanità. La sanità ne occupa tutti. E la salute è fatta di persone, è fatta della qualità di quello che si mangia, è fatta della qualità dell'ambiente nel quale viviamo, è fatta anche dalle condizioni socio-economiche. E tutto questo contribuisce a costruire il benessere della persona. Quindi, come vede, c'è un filo rosso che lega tutti questi ambiti, ed è chiaro come e quanto
il mondo dell'agroalimentare abbia una stretta connessione anche con la qualità del nostro vivere e con la nostra salute. Grazie, grazie all'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Buon lavoro, assessore. Grazie, grazie a voi, buona serata. Grazie. Bene, torniamo allora in collegamento con i nostri ospiti che arricchiscono questa seconda parte, questa seconda sessione di lavoro. Intanto vi leggiamo un messaggio fra i tanti che stiamo ricevendo. Questo lo invia Andrea Pinzuti, che ci dice: complimenti alla Confagricoltura Siena per questa iniziativa e per la caratura di chi è intervenuto. Vorrei fare un augurio a tutti quelli che, come me, vivono per la terra e con la terra e quello che produce, di poter avere, questo è l'augurio, un futuro più roseo. Ovviamente ci uniamo a questo augurio, è il minimo che possiamo fare. E così salutiamo Tommaso Nannicini, professore di economia politica all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera, buon pomeriggio. Qualche problema con la voce che non ci arriva. Vediamo il professore. Eccolo qui, il professore. Mi ero mutato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e per l'opportunità di confronto. Bene, grazie a lei ovviamente. Abbiamo sentito chi l'ha preceduta, il professor Bagnai, insomma qualche nota critica nei confronti dell'Europa. Sappiamo che l'Europa sta vivendo una fase molto importante, la riforma della politica agricola, siamo arrivati ad un punto importantissimo, fondamentale. Sappiamo che in questo progetto c'è una maggiore considerazione, una maggiore unione fra l'agricoltura e la necessità di dare risorse verdi, risorse ambientali al nostro paese e all'Europa in generale. Ecco, su questo aspetto desidera dirci qualcosa in particolare? Beh sì, io intanto nel farvi i complimenti per aver messo al centro della vostra discussione il tema cruciale della produttività e di come aggrediamo quel nodo per tornare a crescere, perché se per altri paesi uscire dalla crisi terribile innescata dalla pandemia e tornare al prima può essere una soluzione, per noi non è una soluzione. Dobbiamo fare un doppio salto mortale: uscire dalla crisi con i minori costi sociali e economici possibili e ritrovare un sentiero di crescita sostenibile e sostenuta che avevamo smarrito già prima. Quindi riprenderei l'argomentazione del collega Bagnai, non per fare il coro angelico pro Europa, ma per dirvi la mia, anche perché condivido le premesse da cui partiva Bagnai, che il tema della produttività non può essere visto in maniera statica, ma è un tema di lungo periodo e le dinamiche che incidono sugli andamenti della produttività sono spesso dinamiche di lungo periodo. E condivido anche altre due cose: che gli anni 90 sono uno spartiacque, che prima la nostra dinamica della produttività era simile a quella di altri paesi, a volte anche migliore in alcuni decenni, e che anche la domanda di beni e servizi è importante per la produttività, perché ovviamente guida le strategie di investimento delle imprese. Dove ovviamente le nostre opinioni divergono è la spiegazione monocausale, che l'unica spiegazione di quello spartiacque negativo per la nostra produttività negli anni 90 sia legato alla moneta unica. Non perché voglia dare la colpa ai Pink Floyd, ma perché penso che ci siano anche altre dinamiche di lungo periodo che purtroppo arrivano, come spesso succede quando i nodi vengono al pettine, arrivano a maturazione in quel decennio. Ci sono dinamiche demografiche, questo è un paese che non solo ha un tema di bassa crescita e di bassa dinamica della produttività, ma viviamo ormai da decenni in un inverno demografico e le dinamiche demografiche hanno un impatto negativo sulla produttività. Le dinamiche degli investimenti pubblici e privati hanno un impatto sulla produttività che spesso è ritardato, ma che arriva a mordere e a far vedere tutti i suoi effetti negativi, soprattutto quando cambia un processo di competizione internazionale e quando cambia, sì, anche un meccanismo in cui l'assenza di investimenti
in capitale umano, in capitale fisico, in capitale immateriale, poteva essere sopperita dalla leva delle svalutazioni competitive. Io non nego che il cambio e la politica monetaria abbiano un impatto. Il punto è che in quel decennio si è fatta la scommessa che quella droga delle svalutazioni competitive non poteva essere l'unica chiave per crescere, e avevamo bisogno di investire su altre direttrici di crescita sostenibile e sostenuta. E nemmeno quella leva, non arrivano le altre leve. Non ripartono gli investimenti, non si riforma la pubblica amministrazione perché non sia una zavorra sullo sviluppo del nostro sistema economico, in un sistema in cui la competizione è sempre più tra sistemi paese e tra sistemi territoriali, non solo tra imprese. Non si investe sul capitale umano, non si cerca di invertire le dinamiche demografiche e degli investimenti pubblici. Lo si fa anche per una mal intesa visione dell'austerità, per cui il deficit pubblico è sempre di per sé negativo. Ora stiamo scoprendo in questa pandemia che i debiti sono buoni, che serve fare anche debiti per uscire da una crisi come questa. È anche vero, dobbiamo ammetterlo, che noi italiani, prima di quella mal concepita austerità, siamo stati maestri non di debiti buoni, ma di debiti cattivi, per ragioni elettoralistiche, di consenso di breve periodo, e non di debiti per fare crescita o giustizia sociale. Quindi noi dobbiamo uscire dallo schematismo dell'austerità, ma neanche dobbiamo ripiombare nell'idea che possiamo tornare a crescere a colpi di quota 100, dobbiamo tornare a crescere a colpi di investimenti su scuola, sanità, infrastrutture, e anche liberando le energie delle imprese, e chiudo aiutando il nostro sistema a costruire filiere più lunghe, perché guardate, fra i tanti nodi che sono venuti al pettine negli anni 90 è che il nostro sistema imprenditoriale, sottocapitalizzato, sottodimensionato, era meno adatto a competere in un nuovo scenario internazionale. Sia nel pubblico sia nel privato dobbiamo fare una cosa incredibilmente difficile quando si tratta di gestire i cambiamenti. Dobbiamo abbandonare delle cose che ci hanno reso felici. È difficile nella vita di tutti noi abbandonare le cose che ci hanno reso felici, anche se quelle cose sono diventate in una nuova fase una zavorra e un freno alla crescita. Quindi per qualcuno si è trattato di abbandonare la lira, per qualcun altro si tratta di abbandonare alcuni modelli, tra cui anche quello distretturale. Noi dobbiamo aiutare le nostre imprese a creare filiere lunghe e trovare le risposte per l'innovazione tecnologica, per la finanza, per la crescita, per adattare i processi produttivi alla transizione ecologica al di fuori, creando filiere lunghe. Nella prima fase della globalizzazione circolava spesso questo slogan: pensa globalmente e agisci localmente. Io lo rovescerei: noi dobbiamo pensare localmente e agire globalmente. Dobbiamo pensare localmente investendo sul vantaggio comparato dei nostri territori, del nostro saper fare, della nostra agricoltura, del nostro artigianato, del nostro tessuto produttivo e delle sue tradizioni, ma agire globalmente per costruire delle filiere che vanno fuori non solo a vendere i prodotti, ma anche a costruire sinergie e trovare soluzioni per crescere, rafforzarsi, diventare più grandi e intercettare la domanda non solo in Italia, ma nei mercati internazionali. Noi abbiamo bisogno di uno Stato che intanto fa il suo lavoro, non spreca i soldi dei cittadini in bonus a pioggia, ma investe sui volani della crescita, beni pubblici, infrastrutture, e che accompagna le imprese a raccogliere questa sfida. È molto difficile farlo nel mezzo di una pandemia, ma noi dobbiamo uscire al più presto da una logica puramente risarcitoria per intercettare le sfide della crescita per il dopo, se no non solo dopo non ritroveremo sul campo i costi sociali di questa crisi drammatici, ma avremo anche un problema di debito, perché se non torniamo a crescere, anche il debito prima o poi tornerà ad essere un problema.
Ecco, professore, vorrei girarle un interrogativo che ci pone Fabio Lotteri, che ci scrive: e le politiche demografiche da cosa dipendono? Sono astratte o si riferiscono a qualcosa? Beh, nella mia testa si riferiscono a qualcosa di molto preciso. 20-30 anni fa la Francia aveva dinamiche demografiche simili alla nostra, poi le ha invertite perché tutti, centrodestra e centrosinistra, in maniera bipartisan, hanno accettato una terapia shock rispetto ai problemi demografici che non usa una leva sola, non usa solo un bonus, non usa solo i congedi, ma usa tutto. Quindi si è ripensato il sistema fiscale per renderlo più generoso. Noi abbiamo un sistema molto iniquo e poco generoso di aiuti alle famiglie con figli. Adesso si sta parlando finalmente di un assegno unico che supera l'iniquità delle detrazioni e dell'assegno al nucleo familiare. Se sono un autonomo non ho l'assegno al nucleo, ce l'ho solo se sono un dipendente. Se sono un incapiente non ho le detrazioni. Ci vuole un unico aiuto forte fiscale per le famiglie con figli. Ci vuole un sistema di congedi più forte che accompagna la libera scelta di diventare genitori, investendo anche su una condivisione di quella scelta fra uomini e donne e non solo far ricadere la conciliazione tra vita e lavoro sulle donne. Ci vuole investimenti in servizi, che vuol dire sì asili, ma vuol dire un servizio integrato, vuol dire un sistema integrato di servizi, di orari nel pubblico che aiutano le famiglie con figli a gestire i carichi. Quindi vuol dire mettere questa sfida, permettere alla libera scelta di chi vuole avere figli, non è obbligatorio di non avere vincoli e ostacoli con tutta una leva di strumenti fiscali, servizi, congedi, ma va fatto in maniera forte, incisiva e continuativa, altrimenti le dinamiche non le inverti perché non lo cambi in un anno. Questa cosa purtroppo la cambi in decenni e noi avremmo dovuto farlo non oggi, non ieri, ma 20 anni fa. Ecco, professore, un'ultima cosa. Nella prestigiosa Università Bocconi di Milano c'è qualche facoltà che in particolare è utile per chi voglia fare impresa in agricoltura? Beh, cioè, ovviamente non voglio fare pubblicità Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. al datore di lavoro, anche se sono in aspettativa ovviamente per incarico parlamentare, anche se non c'è un corso di laurea specifico, ovviamente tutti i corsi sono trasversalmente utili a chi vuole fare imprenditoria nel settore agricolo. E mi permetta di dire anche per far crescere le imprese nel settore agricolo, anche attingendo a corsi di laurea diversi, perché c'è bisogno di chi fa management, chi fa marketing, chi fa finanza, per avere strumenti che rafforzano l'impresa nella competizione globale che i nostri prodotti meritano e in cui meritano di starci da protagonisti. Allora grazie, grazie al professor Tommaso Nannicini, buon pomeriggio professore, grazie. Grazie. Ed ora salutiamo l'avvocato Francesco Madeo, avvocato del foro di Castrovillari, che dovrebbe essere collegato con noi. Buonasera, buonasera avvocato. Buonasera a lei. Io intanto vi ringrazio per questo invito, anche perché sono cresciuto all'interno di Anca Cosenza, Anca Calabria, quindi mi sento un po' a casa mia all'interno di Confagricoltura Siena, delle quali ne condivido le idee dal documento che mi è stato mandato in questi giorni. Ecco, un documento che tratta soprattutto il tema appunto di questo incontro, produttività, coltiviamo la ripartenza. Da dove cominciare, avvocato? Allora, intanto il mio sarà un discorso più di natura politica che di natura tecnica, anche perché i relatori che mi hanno preceduto comunque sono ovviamente di un grandissimo spessore culturale, e anche perché sono stato invitato in qualità di promotore nazionale di Azione, il partito di Azione, con delega appunto all'agricoltura. Il tema della produttività è un tema del quale ne stiamo discutendo da anni all'interno, diciamo, del mondo politico, sia a livello locale sia a livello nazionale, però poco succede, cioè le idee che Confagricoltura propone da tantissimi anni, poco poi vengono recepite, o meglio, formalmente vengono recepite dal mondo della politica, però poco avviene all'interno del mondo amministrativo. Cioè, concretamente la politica poco ha inciso negli ultimi 20 anni sull'aspetto burocratico, sul costo del lavoro, sui diritti dei lavoratori, sul taglio dei costi, anche in capo, al sistema produttivo, anche quello agricolo.
secolo. Quindi di fatto siamo al punto di partenza. All'inizio, perché i nodi non erano ancora arrivati al pettine, cioè i costi dell'appesantimento sulla produttività aziendale comunque c'erano, però siccome la redditività delle aziende agricole era abbastanza ampia, è normale che le imprese, attraverso i propri sindacati, quindi non solo quelle agricole ma anche quelle ovviamente non agricole, chiedevano ovviamente il miglioramento di questa produttività, però diciamo, lo chiedevano con meno pressione. Negli ultimi 10 anni invece, proprio perché la redditività aziendale è diminuita di molto, e quindi i bilanci hanno avuto una contrazione importante, è normale che attraverso i propri sindacati le imprese pretendono con molto più forza questi cambiamenti, no? Pretendono dalla politica che le cose debbano avvenire quasi a qualsiasi costo. Il problema qual è? Che oggi abbiamo una classe politica dirigente che non è in grado di incidere, cioè non ce la fa, perché non riesce a raccogliere in modo adeguato ovviamente le istanze che gli vengono regalate dal mondo ovviamente dei sindacati, uno tra questi appunto Confagricoltura, e non riesce a trasformarle in azione concreta. Della produttività se ne sta parlando anche a livello europeo. Poco si è detto anche della strategia Farm to Fork, che proprio in questi mesi sta prendendo forma e sta prendendo una sostanza anche contenutistica. Sono stati negli ultimi mesi pubblicati quelli che sono gli obiettivi di questa strategia, soprattutto per il comparto agroalimentare e soprattutto per le imprese agricole, perché pare appunto che questa strategia dovrà pesare molto e con forza ovviamente sul sistema agricolo. Però le forze politiche, tranne Azione e anche le forze sindacali, tranne Confagricoltura, poco ne stanno parlando. Cioè la Commissione Europea, il lavoro della Commissione Europea sta andando avanti, il Consiglio Europeo sta andando avanti, però poco ci stiamo preoccupando in Italia di questa strategia Farm to Fork. Questo cosa vuol dire? Che se non partecipiamo all'interno delle istituzioni che lavorano per rendere più sostenibile sotto un punto di vista ambientale il nostro sistema produttivo agroalimentare, imponendo anche le nostre regole, proponendo anche le nostre regole e tutelando anche in modo legittimo i nostri interessi di agricoltori italiani e di produttori agricoli italiani, è normale che ci verrà a cadere dall'alto un pacchetto già pronto che dovremmo semplicemente subire. E questo ritengo sarà un grave danno ovviamente per il mondo agricolo, se le forze politiche continueranno, soprattutto le forze politiche continueranno ad ignorare ovviamente il lavoro che sta avvenendo all'interno del mondo europeo, perché sta coinvolgendo un po' tutte le istituzioni europee. E sotto questo punto di vista voglio dire, non è colpa dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea siamo anche noi, cioè noi facciamo parte di questa grande famiglia europea e dobbiamo partecipare con le regole del gioco per contribuire allo sviluppo della comunità europea e per contribuire anche allo sviluppo dell'Italia all'interno della comunità europea, perché la comunità europea dà anche tante opportunità agli agricoltori che producono Made in Italy, che propongono sui mercati altamente competitivi dei prodotti che sono tutelati da un brand che è molto forte, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Quindi io che quando si parla di produttività preferirei parlare anche di redditività, perché è strettamente collegata. Non dimentichiamoci che l'imprenditore agricolo ha un ruolo sicuramente sociale, ma poi lo scopo ovviamente è di natura, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, egoistico, cioè deve produrre reddito dalla propria attività aziendale, deve produrre reddito da quello che è il proprio investimento. E
lo fa e nel farlo deve pensare anche all'efficientamento produttivo, però deve poter competere anche all'interno dei mercati e deve avere il sostegno, il supporto di uno Stato, che è stato già detto prima dagli altri relatori, deve avere il supporto di uno Stato che agevola ovviamente questa entrata nei mercati dove appunto il Made in Italy è tenuto in considerazione. Cioè il governo deve aprire la strada ai prodotti agricoli enogastronomici italiani, perché lo fanno anche gli altri stati europei, perché lo fanno anche gli altri stati del mondo. Quindi dobbiamo aprire i mercati, dobbiamo avere una politica che si sforza ad aprire questi mercati, ad migliorare la reputazione del brand Made in Italy all'interno dei mercati europei, ma anche all'interno dei mercati internazionali, soprattutto quelli orientali. E dopodiché le aziende seguiranno ovviamente a ruota lo Stato, perché le aziende dove vedono la possibilità di creare reddito, la possibilità di avere uno sbocco di mercato, è normale che fiutano questa possibilità, investono ovviamente in produttività e in opportunità e seguendo a ruota ovviamente la politica e seguendo a ruota anche lo Stato. Quindi io il sistema della produttività non addosserei interamente addosso alle aziende che devono investire per migliorare la propria organizzazione aziendale ed diminuire ovviamente i costi per aumentare la redditività, anche perché non è detto che la diminuzione dei costi sia dalla diminuzione dei costi derivi per forza un aumento della redditività aziendale, perché basta che un agricoltore si sforza ovviamente di efficientare il proprio sistema produttivo per risparmiare quel centesimo, perché molte filiere agroalimentari ad oggi ragionano sul centesimo e magari impiega lo sforzo di 5, 6, 7 anni per razionalizzare il proprio sistema produttivo, recuperare un centesimo dei propri costi, dopodiché passa una asta al doppio ribasso della grande distribuzione, in 15 minuti azzera tutto il lavoro fatto dall'imprenditore agricolo, dall'agricoltore ovviamente in 5 anni o in 6 anni. Quindi non è detto poi se lo Stato non garantisce delle nuove opportunità di mercato, non è detto poi che l'efficientamento della produttività effettivamente potrà diventare un aumento di redditività per gli agricoltori. Perché in passato non è stato anche in questo modo. Grazie all'avvocato Francesco Amadeo che ha messo a fuoco alcuni temi molto importanti e chiameremo poi tutti i partecipanti ad un secondo giro fra insomma una decina, un quarto d'ora, una decina di minuti, un quarto d'ora per tracciare un po' qualche conclusione. Quindi grazie all'avvocato Amadeo. Intanto, ed ora abbiamo un videomessaggio che ci ha inviato Luigi Maratin, che insegna economia politica all'Università di Bologna. Prego la regia di Siena di mandarlo in onda. Salve e grazie all'Unione Provinciale Agricoltori di Siena innanzitutto per questo invito e questa occasione importante di discussione. Purtroppo non posso essere presente, ma ovviamente ci tenevo a dare il mio contributo. Avete scelto la tematica principale di ogni ragionamento che riguardi l'economia italiana, che è quella della produttività, principale ma anche maggiormente fraintesa, perché quando si nomina il concetto di produttività, ancora oggi c'è chi si immagina un problema di frustare gli operai che devono lavorare o di scarso impegno o chissà quant'altro. Il concetto invece di produttività, come ben esposto nei vostri documenti, è radicalmente diverso. A me piace pensare alla produttività totale dei fattori, che è il principale dei nostri problemi. L'Istat, l'altro qualche giorno fa, ha diffuso i dati relativi a questi ultimi 25 anni, dal 1995, data di inizio rilevazioni, al 2019, la più recente osservazione. Ebbene, la crescita media della produttività totale dei fattori è zero in questi momenti. Il paese funziona male perché il sistema paese alloca male le proprie risorse e le remunera male, perché non riusciamo a spostare i fattori produttivi velocemente dai settori in declino a quelli in ascesa, perché non riusciamo a pagare i fattori produttivi quello che meritano,
perché non riusciamo a selezionare, a partire dai politici, la classe dirigente secondo criteri di merito, perché la pubblica amministrazione non fornisce efficientemente e velocemente i beni pubblici necessari al funzionamento di una moderna economia di mercato, perché i mercati fanno fatica a funzionare, sia i mercati regolamentati, quelli dove la presenza di un monopolio naturale necessita un'autorità pubblica in grado di fissare tariffe a livello di investimenti e poi magari il servizio viene svolto da un privato, sia i mercati ordinari in cui l'autorità pubblica deve garantire l'abbattimento delle barriere all'entrata e il gioco competitivo. Il paese funziona male perché il paese non accetta il gioco competitivo come mezzo di allocazione delle risorse, si preferisce utilizzare il metodo relazionale per allocare le risorse. Questo è vero dal mondo del credito a di nuovo la politica, o semplicemente tutto quanto concerne la decisione pubblica di allocare una risorsa pubblica, che sia uno stanziamento di bilancio o un concorso pubblico. Questi sono i motivi per cui il paese funziona male, per cui la produttività non cresce, e allora per aggredire questo problema in legge di bilancio qualcuno aveva proposto di istituire un comitato per la produttività. Noi come Italia Viva ci siamo opposti. Primo perché il comitato per la produttività, se è vero che la produttività è un concetto così esteso, è il governo, perché devi agire dalla pubblica amministrazione alla giustizia. Mi sono dimenticato di dire, il paese funziona male se non riesco a far valere i miei diritti in un tempo normale, se ci vogliono 8 anni e qualcosa per rientrare di un credito. Tutte queste dimensioni non devono essere appaltate a un comitato, tantomeno di esperti, devono essere patrimonio del governo. È il governo che agisce dalla pubblica amministrazione alla giustizia tributaria, alla concorrenzialità dei mercati, alla stabilità politica. Infatti anche il sistema istituzionale fa parte di quanto bene o no funziona un paese. Quindi non c'era bisogno di un ennesimo comitato di esperti che ci dicesse questo, perché sono 25 anni che lo sappiamo, c'è bisogno del coraggio politico e di un sistema istituzionale che consenta a chi governa di avere la ragionevole aspettativa di durare 5 anni, perché tutte queste riforme che incidono sulla produttività hanno costi nel breve periodo, economici ma soprattutto politici, e vantaggi nel lungo periodo. Bene, ringraziamo Luigi Marattin, professore di economia politica al Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, e andiamo avanti nel nostro confronto con Andrea Roventini, professore Andrea Roventini, che insegna, professore ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professore, buonasera a lei, buon pomeriggio. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, parole che abbiamo sentito da vari nostri ospiti: meno burocrazia, decisioni più rapide per cercare di uscire da questa difficoltà del momento, ma per dare soprattutto una prospettiva, una programmazione alla nostra agricoltura e alla nostra economia in generale. Ma insomma, bastasse solo quello, non è che negli anni 80 ci fosse molta meno burocrazia che al giorno d'oggi, anzi. Ma io, se mi posso fare un intervento sulle cause, certo, della bassa crescita della produttività, i possibili rimedi, ho letto con molto piacere il report che mi è stato inviato, perché c'entra il punto, cioè i problemi dell'Italia derivano da una mancanza di crescita della produttività che va indietro almeno negli ultimi 20-30 anni. E è difficile trovare sempre cause esterne, nel senso che ovviamente l'euro, non l'euro di per sé, ma un'architettura dell'euro che può essere migliorata, ha influito pesantemente, ma non può essere una scusa per esentarci da ogni responsabilità, perché questa bassa produttività che noi osserviamo deriva fondamentalmente dal fatto che abbiamo sbagliato il mix di politica economica, come dicono gli economisti. Vi faccio alcuni esempi. Per stare nell'euro abbiamo dovuto avere degli avanzi primari consistenti, no? Quello che viene chiamato l'austerità. Però questi avanzi primari sono stati ottenuti principalmente con tagli alla spesa pubblica buona, cioè tagli all'istruzione, all'università, tagli alla sanità, tagli agli investimenti pubblici. Se si voleva recuperare qualche risorsa, sarebbe stato meglio fare quello che viene chiamata
spending review, no? Abbiamo avuto diversi rapporti su questo, anche diversi rapporti su, ad esempio, il rapporto Giavazzi sul taglio dei possibili sussidi alle imprese, i sussidi ambientali dannosi, le tax expenditure e via dicendo. E l'altro grande modo per recuperare risorse è la lotta all'evasione fiscale, su cui siamo stati abbastanza altalenanti, cioè siamo passati da un periodo in cui c'era un condono all'anno fino ad arrivare ad adesso, dove stiamo cercando di fare qualcosa con l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'altro problema di politica economica è stata l'eccessiva flessibilizzazione del mercato del lavoro. Perché? Perché questo ha creato un incentivo perverso alle imprese per non innovare. Dato che la competitività delle imprese dipende dal salario e dalla produttività, se il mercato del lavoro è molto flessibile e i salari rimangono bassi, come è scritto anche nel rapporto, questo fa in modo che le imprese un po' si adagino e non innovino. E poi abbiamo avuto una politica industriale assente o addirittura negativa, è mancata una vera visione per rilanciare la produttività del nostro paese, in parte dovuta anche alle privatizzazioni che sono state fatte non sempre in maniera corretta. Spesso si è venduto per un piatto di lenticchie senza tenere conto dei possibili sviluppi futuri. Per fare un esempio, appena è stata privatizzata Telecom, la prima cosa che i capitani coraggiosi hanno fatto è stato chiudere il centro di ricerca di questa grande compagnia. E quindi cosa si può fare? Beh, si può utilizzare questa crisi un po' come un'opportunità, sembra un po' strano dirlo adesso che siamo in mezzo al lockdown, ma è veramente forse un'occasione per cambiare le cose nel nostro paese, e bisogna cambiare il mix di politica economica, quindi bisogna investire di più in istruzione, in sanità, in investimenti pubblici. Se possibile va irrigidito il mercato del lavoro, cioè vanno disincentivati i contratti a termine a favore del contratto a tutele crescenti, va introdotto il salario minimo. Ci sono degli studi empirici che mostrano che dopo l'introduzione del salario minimo in Germania è migliorata la produttività. Perché? Perché i lavoratori sono spostati dalle imprese a bassa produttività verso le imprese ad alta produttività. E poi bisogna iniziare a fare una politica industriale vera e seria, e su questo ci possono aiutare i fondi che arriveranno dal Next Generation EU, che in Italia viene chiamato il Recovery Fund. Questa politica industriale deve essere per missioni, mission oriented, e ha due grossi temi. Uno di questi temi è toccato anche dal report che ho ricevuto, cioè la digitalizzazione e la lotta al cambiamento climatico. Quindi le risorse non vanno disperse con tanti incentivi, ma concentrate su pochi progetti. Quindi la lotta al cambiamento climatico, faccio un paio di esempi, c'è tutta la questione dell'idrogeno e della sua filiera, o della produzione di energia verde, c'è un tema delle batterie elettriche. Nella digitalizzazione c'è sia il 5G, ma anche avere un cloud europeo e nazionale. Purtroppo il nostro paese partecipa ai tavoli europei sul cloud, ma attualmente non partecipa a quello dell'idrogeno e delle batterie elettriche. Questo non vuol dire necessariamente avere uno Stato che fa l'imprenditore, ma uno Stato che gestisce questa politica industriale e crea le condizioni perché ci possano essere delle partnership tra lo Stato, le grandi imprese pubbliche che ancora hanno grandissime competenze, ad esempio in termini di idrogeno o di energia eolica, sto pensando, non so, a Saipem, Terna e via dicendo, con anche però le imprese private. Se si danno aiuti alle imprese private, questi aiuti devono essere condizionati con degli obiettivi precisi. Ad esempio, si possono dare degli aiuti con obiettivi di riduzioni di emissioni di gas serra nei prossimi 10 anni. Ora, questa politica dovrebbe portare a una crescita della produttività, possibilmente a sviluppi tecnologici e ad innovazioni, che porterebbero anche alla creazione di posti di lavoro, perché tipicamente i settori verdi sono settori ad alte intensità di lavoro, cioè si creano molta occupazione. Potrebbe permetterci di posizionarci meglio in nuove industrie, in nuovi mercati. Concludo con una riflessione sull'agricoltura, dato che il report parlava anche di questo, non sono un esperto, ma una cosa mi ha colpito nel report era questa idea del rischio idrogeologico. Col cambiamento climatico l'Italia avrà dei grandissimi costi collegati al rischio idrogeologico, quindi in questo caso c'è una grandissima possibilità di intervenire con interventi di mitigazione,
basati anche sulla tecnologia per ridurre l'impatto collegato al cambiamento climatico. E poi anche sul tema della digitalizzazione si può fare molto per muoversi verso un'agricoltura di qualità sia sostenibile, ma anche utilizzando le tecnologie fornite dalla digitalizzazione. Professor Reventini, grazie, resti con noi perché ci sentiamo fra poco per appunto trarre qualche conclusione di questo nostro incontro. Grazie, a fra poco. Salutiamo la professoressa Sonia Carminiani, che insegna diritto agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Buonasera, grazie per l'invito, è stato un vero piacere anche ascoltare la prima parte, anche se non sono riuscita a sentirla tutta perché ero impegnata in un'altra cosa, però è stata illuminante perché molti temi che tra l'altro mi sono cari sono stati lambiti, toccati e anche affrontati, aprendo a scenari che poi avranno bisogno di essere affrontati e sviluppati. Ecco, volevo chiederle prima di ogni altra cosa, c'è interesse intorno alla materia che lei insegna, diritto agrario? Interesse da parte degli studenti c'è, ce n'è tanto, io ormai sono una ventina d'anni che mi occupo di diritto agrario e posso dire che la mia media sono sempre 70-80 ragazzi che seguono i corsi, perché insegno diritto agrario ma anche diritto alimentare, quindi mi occupo tutto del sistema anche della qualità e della sicurezza agroalimentare e ho fatto anche fino a poco tempo fa agroambientale, che ora ho lasciato per riduzione di carico didattico in quanto prorettore vicario, ma tutti i corsi sono sempre stati molto affollati, molto seguiti e partecipati, c'è tanto interesse perché i giovani percepiscono i temi che ruotano intorno al settore agricolo, agroalimentare ed agroambientale come temi di estrema modernità e come temi che non riguardano soltanto gli addetti ai lavori, ma che riguardano tutti noi come cittadini prima di tutto, perché le scelte che si fanno e che sono fatte in contesti di disciplina del settore agricolo, agroalimentare e agroambientale, sono scelte che ricadono su noi consumatori, prima di tutto. Quindi, oltre a essere gli esperti del settore, gli studiosi della materia, chi si occupa produttori nell'ambito agroalimentare, i primi interessati sono i consumatori. Ecco, tutto si lega. Certo, assolutamente, tutto si lega, l'agricoltura, l'alimentazione, l'ambiente, e chi fa buone produzioni aiuta l'ambiente e aiuta noi consumatori a mangiare e a preservare la nostra salute. Sicuramente. Quindi la buona produzione è alla base di tutto, insomma. Sicuramente sì, la sinergia, e lo ricordava bene l'assessore Saccardi poco fa, la sinergia tra agricoltura, produzione agricola, salute e ambiente è una sinergia di vecchia data ed è una sinergia che è insita nella materia agricola, direi che appartiene al suo DNA. Dico sempre agli studenti che utilizzare sistemi di produzione, come pure sono stati utilizzati in passato, di sistemi produttivi di predatori nei confronti delle risorse naturali, è come segare il ramo su cui siamo seduti. Predare le risorse naturali e quindi fare sistemi di agricoltura intensiva, ma intensiva nel senso di sfruttare al massimo le risorse naturali e inquinando, perché non ci dimentichiamo che l'agricoltura può essere anche fortemente inquinante, significa portare alla distruzione di quelle risorse naturali con le quali e sulle quali l'attività agricola si muove, perché è vero che le risorse, la tecnologia può fornire strumenti di supporto, ma è vero anche, e questo non deve essere mai dimenticato, che l'agricoltura nasce e sta su e opera con materia vivente, con la vita, quindi si deve occupare anche della cura della vita, della cura del ciclo biologico, e per far questo non può che preservare le risorse naturali, ma facendo questo tutela anche la salute dei consumatori. E ecco,
un aspetto che è stato anche affrontato, prima è stato ricordato, dalla politica agricola europea e che è ben presente anche nei progetti di riforma. Ecco, quello che volevo chiederle appunto, tutte cose che sono veramente ben presenti nella riforma della politica europea che lega un po' questi tre aspetti fondamentali. Sicuramente, le tre proposte per la nuova PAC del 2018 ci danno un po' la carta d'identità del nuovo modello di sviluppo rurale, che ruota intorno, volendo semplificare molto, a almeno quattro criteri, diciamo, almeno quattro parametri. Il primo lo definirei quello della modernizzazione, che è stata più volte richiamata. Modernizzazione da intendersi come innovazione certamente, come digitalizzazione, ma anche come conoscenza. La ricordava Bindocci, mi pare, nella prima parte, ha ricordato l'importanza dell'istruzione, l'importanza della formazione. È sempre più essenziale su questo la politica europea e i progetti di riforma della PAC hanno una visione centrata su questo aspetto, la professionalità in agricoltura, lo sviluppo delle conoscenze, della formazione, di una formazione mirata, quindi una formazione professionale. E quindi questo chiama in causa i formatori, chiama in causa il mondo accademico, chiama in causa le scuole, e cioè chiama in causa tutto il sistema formativo che è diretto a dare la possibilità a chi, anche giovani, che intendono affacciarsi, e si è parlato, lo ricordava anche la professoressa Fornero, per il ricambio generazionale, quindi che si affacciano al mondo agricolo, di affacciarsi come non solo come maestranza qualificata nell'ambito puramente tecnico, ma come persone che sono formate con una formazione non solo di hard ma anche di soft skills, che consentono loro di muoversi sul versante produttivo, ma di confrontarsi efficacemente anche con il marketing e con le politiche che richiedono oggi, che sono oggi richieste dai mercati internazionali. È importante anche la costruzione di una catena di valore, e anche un altro punto della politica agricola europea, catena di valore che riguarda la possibilità di valorizzare il valore aggiunto che ha la produzione nazionale, quindi tutti i regimi di qualità. È stato ricordato prima il farm to fork, che è sicuramente un aspetto importante, però c'è da dire qui che il tema del valore aggiunto, della valorizzazione della qualità, è un tema sul quale lo Stato deve essere sempre più presente. Mi spiego, la qualità sono sicuramente le DOP, le IGP, sono sicuramente le DOC e le OCG nel settore del vino, però è anche vero che la produzione di qualità deve essere da parte dello Stato, e qui parlo del nostro Stato, va tutelata, va sponsorizzata, non soltanto in termini di DOP e di IGP, che poi appartengono al patrimonio della qualità europeo, ma va sponsorizzata anche con indicazioni, marchi che certifichino qualità aggiuntive. Insomma, bisogna fare attenzione che non si vada verso un appiattimento della qualità, ma che si riesca a valorizzare le specificità locali. E su questo i tentativi anche in passato, a parte dello Stato, ce ne sono stati. A proposito della tutela dell'italianità, penso ai decreti che poi ritirati in tema di riso, in tema di origine del riso, piuttosto che in tema di origine di altri prodotti, che si sono scontrati con le logiche europee. Ma questa è una battaglia che lo Stato deve portare avanti, e la deve portare avanti a maggior ragione ora, quando dal 2021, nel periodo 21-27, quando la PAC affiderà agli Stati i piani strategici nazionali. Si è parlato prima, lo ricordava
forse anche Cavicchioli lo ricordava, parlava della programmazione. Beh, la nuova PAC passa ora da un sistema di dirigista, come è stato fino a questo momento, di norme puntuali calate dall'alto, a una maggior coinvolgimento degli stati. Si parla spesso nei documenti di sussidiarietà, ma sussidiarietà ora nella nuova PAC vuol dire coinvolgere gli stati nella responsabilità delle scelte. Finora le scelte sono state pressoché dell'Unione Europea, del legislatore europeo. Ora la nuova politica intende coinvolgere gli stati nell'attuazione di queste scelte, ma in un'attuazione nella quale i margini di discrezionalità e di azione degli stati sono sempre più ampi, che è anche una condivisione di responsabilità. Quindi su questo io credo che una politica razionale di sostegno allo sviluppo rurale, di sostegno alla produttività in agricoltura, è una politica che dovrà essere forse costruita, dovrà essere costruita a livello nazionale, oltre che a livello regionale. E allora, grazie alla professoressa Carmignani, con la quale ci collegheremo nuovamente fra poco. Intanto c'è qualche, grazie professoressa, intanto c'è qualche altro messaggio che magari gireremo a chi interverrà adesso, ed è Roberto Caponi, direttore area delle politiche del lavoro e welfare di Confagricoltura. Direttore, buonasera a lei. Non la sentiamo, preghiamo di mettere appunto il Ecco, mi collegamento. Ecco qui. sentite? Sì, grazie, Eccomi, buonasera di nuovo. perfetto. Le giro subito questo interrogativo che ci pone un nostro ascoltatore, Stefano De Paulis, che ci dice il problema dell'uso civico come viene vissuto dal mondo agricolo. Ecco, Sì, le girerei questa ma domanda. sì, Grazie. io intanto ci arrivo partendo un po' dal tema che oggi è oggetto di questo confronto molto interessante. La produttività, volevo tornare un attimo sul discorso della produttività e della produttività del lavoro, che in agricoltura devo dire è un fenomeno poco studiato, perché quando si parla di produttività del lavoro ci si riferisce quasi sempre alla produttività negli altri settori produttivi. Bene, devo dire che anche la produttività in agricoltura sconta un ritardo sia nei confronti degli altri settori produttivi, che pure non se la passano benissimo da quello che abbiamo letto e ovviamente sentito, e sia con riferimento agli altri paesi dell'Unione Europea. Quando parlo appunto di produttività, ovviamente io per la materia che seguo mi riferisco soprattutto alla produttività del lavoro. Ebbene, il valore aggiunto per addetto in agricoltura non cresce da troppo tempo, anche se in alcuni casi è un po' altalenante. Ed è comunque molto inferiore a quello degli addetti in Francia, in Spagna e in Germania. Quindi questo è un tema evidentemente molto delicato. Si è notata una cosa interessante, e cioè che il valore aggiunto cresce proporzionalmente alle dimensioni dell'impresa. Questo è un tema molto importante, soprattutto in agricoltura, dove ancora oggi si soffre un po' di nanismo imprenditoriale, quindi la necessità invece che gli investimenti vadano a favorire forme di aggregazione o comunque di crescita da parte delle imprese, devo dire che poi dal punto di vista della politica non mi sembra che si vada sempre in questa direzione. Magari si preferisce dare risorse un po' più a pioggia piuttosto che concentrarle in favore di quelle imprese che sono più produttive, più dimensionate, più moderne e più votate agli investimenti e ovviamente alla crescita. Devo dire che gli strumenti che sono stati messi in campo dal legislatore per migliorare la produttività del lavoro in agricoltura non hanno funzionato. Sto parlando della detassazione e della decontribuzione. Proprio in questi giorni il Ministero del Lavoro ha pubblicato uno studio dove emerge che soltanto l'1% dei contratti collettivi depositati si riferisce all'agricoltura e che sono meno di 10.000 i lavoratori su 1 milione, una platea di circa 1 milione di lavoratori, quelli che hanno potuto usufruire dei benefici della detassazione e della decontribuzione. Quindi adesso io non so se negli altri settori, ma non mi pare, perché da quando è entrato in vigore questa previsione, non mi pare che ci sia stata un'impennata della produttività del lavoro, ma sicuramente in agricoltura non ha funzionato. È sempre un sistema complesso,
devi misurare la crescita della produttività, devi misurare la crescita della qualità, di tutta una serie di elementi, c'è sempre il rischio che domani qualcuno ti viene a controllare e ti dice ma guarda che questi incrementi effettivamente non ci sono stati, non sono stati a sufficienza, ti tolgo le agevolazioni fiscali, ti tolgo le agevolazioni contributive. Ecco, noi ci inventiamo sempre sistemi molto complessi per poter arrivare all'obiettivo e anche in questo caso purtroppo lo stiamo facendo. Allora, che cosa secondo me bisogna fare per cercare di migliorare la produttività del lavoro in agricoltura? Intanto occorre trovare i lavoratori. Ecco, non è banale. In agricoltura le imprese trovano sempre più difficoltà a trovare lavoratori dipendenti. E questo è un fenomeno che si sta accentuando negli ultimi anni ed è dovuto a una serie di ragioni. Intanto i lavoratori neocomunitari cominciano a tornare nei loro paesi che stanno sviluppando anche dal punto di vista economico e quindi li riattraggono al loro interno. Quindi diciamo che i paesi neocomunitari, a partire dalla Romania ma anche altri paesi, la Polonia, oramai diventa sempre più difficile trovare lavoratori provenienti da questi paesi disponibili a lavorare nel settore agricolo. Io aggiungo una cosa, il reddito di cittadinanza non è tanto una questione, è una questione molto delicata perché soprattutto in certe aree del paese avere la possibilità di poter percepire un reddito anche abbastanza importante, 750 euro, ovviamente poi dipende dalle situazioni particolari, è chiaro che può spingere a scoraggiare le persone a lavorare in agricoltura, anche perché in agricoltura normalmente non si riesce ad offrire un impiego stabile, ma è un impiego discontinuo e stagionale. E quindi è evidente che magari delle persone preferiscono rimanere dove stanno e percepire il reddito di cittadinanza. Poi ci aggiungiamo il Covid da ultimo, perché chiaramente con le quarantene, con i blocchi alle frontiere, eccetera, veramente quest'anno è stato molto molto difficile per le aziende trovare lavoratori. Quindi bisogna cercare di fare qualcosa intanto per cercare di risolvere questo problema, altrimenti le aziende sono costrette a esternalizzare. Questo è un fenomeno che sta prendendo piede sempre di più in agricoltura, perché le aziende, non trovando lavoratori dipendenti diretti, si devono rivolgere ad altri soggetti per svolgere questo tipo di attività, una serie di fasi del processo produttivo che vengono esternalizzate da altri soggetti. Questi fenomeni poi vengono visti con sospetto da parte delle amministrazioni, delle autorità vigilanti, perché in agricoltura poi si pensa sempre che il lavoro sia irregolare, c'è sempre qualcosa dietro, il lavoro è sempre nero, c'è sempre sfruttamento. Non è così, bisogna andare a vedere caso per caso. Quindi a volte le aziende si trovano costrette veramente a esternalizzare fasi del processo produttivo, compresa la raccolta, perché non riescono a trovare lavoratori. Questo è un aspetto assolutamente importante. Ora, sempre per migliorare la produttività, io non sono d'accordo con chi mi ha preceduto su due questioni, cioè che un salario eterodeterminato, e cioè un salario minimo previsto per legge, possa favorire la produttività del lavoro. Io credo che questo potrebbe invece creare grandissimi problemi. Fortunatamente noi abbiamo un paese dove ci sono contratti collettivi che sono ampiamente applicati, a differenza di altri paesi dell'Unione Europea, dove le retribuzioni nascono da un confronto serrato tra la parte datoriale e i sindacati dei lavoratori. Si raggiunge un equilibrio che è un equilibrio evidentemente che è determinato da quella che è la sostenibilità nel rapporto, in questo conflitto di interessi che viene composto in un contratto collettivo. Eterodeterminare il salario significa delegittimare o addirittura vanificare la contrattazione collettiva. Contrattazione collettiva che poi non soltanto ovviamente si occupa di salario ma tantissime altre cose, ma non c'è dubbio che il salario è il fattore trainante. Tolto quello, o comunque indebolito quello, si rischia di indebolire tutto il processo che è conseguente alla contrattazione collettiva. Come non sono assolutamente d'accordo sul fatto che può favorire un miglioramento della produttività l'irrigidimento delle norme in materia di lavoro. Io le vedo già tanto rigide e quindi irrigidirle ulteriormente, francamente, mi sembrerebbe anche un esercizio difficile, a parte il fatto che ogni tanto il legislatore poi deve correre ai ripari, no? Come adesso in periodo Covid il decreto di dignità è stato corretto, perché ci si è resi conto che non consentire il rinnovo di un contratto a termine senza una causale rischiava in realtà di far perdere il posto ai lavoratori e quindi si è dovuti intervenire. Evidentemente le rigidità non giovano mai
a rendere più flessibile il rapporto, secondo me anche più produttivo, tanto più in agricoltura, dove in agricoltura il lavoro è di carattere stagionale, discontinuo, ha tutta una serie di particolarità che non possono essere assolutamente trascurate. Quindi credo che invece la flessibilità del lavoro e un abbassamento del costo del lavoro, ma mi riferisco agli oneri sociali, non ovviamente non alla retribuzione, è uno degli elementi fondamentali. Ma quando parlo di abbassamento del costo del lavoro, non mi riferisco a misure straordinarie, eccezionali, temporanee, che richiedono mille requisiti, perché poi lo puoi fare se dimostri che hai avuto un incremento occupazionale, se nei 6 mesi prima non hai messo nessuno in cassa integrazione, se stai in regola col pagamento dei contributi, magari in un periodo in cui hai problemi di liquidità, se assumi persone con certe caratteristiche, alla fine scopri che se vai a vedere tutti questi requisiti, dopo l'effetto annuncio è difficilissimo entrarci. Poi magari c'è anche un click day perché ci sono delle risorse predeterminate, e riuscire a intercettare queste agevolazioni diventa sempre più difficile. Quando dico abbassare il costo degli oneri sociali, dico bisogna fare qualcosa di semplice, bisogna avere coraggio. La composizione rispetto all'Unione Europea, soltanto la Francia e il Belgio, sto parlando di agricoltura, un recente studio del GEOPA dimostra che soltanto la Francia e il Belgio hanno oneri sociali più elevati dei nostri. Noi abbiamo una componente INAIL fortissima, una contribuzione INAIL fortissima, che evidentemente sconta problemi che non riguardano il lavoro dipendente, ma il lavoro autonomo, e che purtroppo lì bisogna assolutamente intervenire per ridurre il costo del lavoro in maniera stabile, in maniera semplice, in maniera chiara. Poi aggiungo, se posso, concludo, la semplificazione. Guardate, la semplificazione è fondamentale. Per un imprenditore avere regole chiare, certe e stabili, guardate, la stabilità delle regole è un valore, e purtroppo non è così. Adesso mi rendo conto, poi nel periodo ovviamente emergenziale che stiamo vivendo, ma ci rendiamo conto che dopo il decreto ristori c'è stato il ristori bis e si sta affacciando il ristori ter, quindi a distanza di 3-4 giorni intervengono altre norme, tutto il quadro si compone. Vabbè, siamo in una fase emergenziale, purtroppo però questa abitudine a creare situazioni complesse e difficilmente gestibili non è riconducibile solo all'emergenza, ma purtroppo nel nostro paese è riconducibile alla normalità. Grazie al direttore Caponi, e dalle sue parole, insomma, ha messo a fuoco vari problemi. Un altro rapido giro di interventi proprio per concludere un po' questo nostro incontro. Iniziamo col professor Tommaso Nannicini, che insegna all'Università Bocconi di Milano. Professore, con noi? Professore? Ecco, intanto leggiamo un altro messaggio di Fabio Rotteri che ci scrive: mi ricorda tanto la squadra di Chicago, evidentemente si riferisce alle parole di Capone, che diceva che i colleghi statunitensi preferivano stare sul divano piuttosto che andare a lavorare quando i migliori talenti presenti in azienda finivano nelle tende, senza virgolette specifica, per esternalizzare il lavoro da qualche parte del pianeta. Bene, allora, Nannicini è con noi? Vediamo se la regia di... Ecco, abbiamo il professor Bagnai. Ha sentito le parole di Roberto Caponi, professore? Professor Bagnai? Sentirei anche volentieri quello del collega Nannicini, però. Lo stiamo aspettando. Standard Però delle cose, diciamo, dei dibattiti, dove chi parla per primo poi parla per ultimo. Ma guardate, allora, io ho sentito le parole di tutti, e in questa sede, che non è una sede politica, ma è una sede comunque di dibattito, dove ci sono presenti dei colleghi accademici, vorrei tornare su alcune osservazioni fatte dai colleghi accademici. Io non ho una visione monocausale del mondo, è intellettualmente disonesto attribuirmela, e quindi se viene fatta, diciamo così, mi risentisco un pochino. Io ho solo notato che le dinamiche dell'integrazione europea sono un fattore che influisce sulla produttività. A detta di studiosi che scrivono su riviste molto prestigiose, e quando intendo molto, probabilmente i miei colleghi le conoscono, comunque hanno possibilità di trovarle nelle loro università, e quindi questo era l'unico tema rilevante, escluso dal pur ottimo position paper della
organizzazione che ci ospita. Poi vede, a me quando si dice la scommessa dell'entrata, insomma, sa, quando si scommette e si perde, se non si smette è ludopatia, e io da una classe dirigente mi aspetto che guardi le cose con realismo e non con metafore, diciamo così, un po' preoccupanti. La situazione in cui siamo in Europa va gestita, e il tema delle regole del gioco è anche sorprendente e per certi versi sconcertante vedere che i giuristi parlano delle regole, loro, la legge, diciamo, è il loro mestiere, quindi dovrebbero sapere come le leggi vengono fatte, io da legislatore anche lo so, prevalgono i rapporti di forza, quindi parlare di regole del gioco europee come di un terreno neutro significa poi urtare contro quello che diceva l'altra collega dell'Università di Siena, per esempio citando il caso del riso e delle logiche europee. Sa, il riso in Europa viene prodotto in Italia e stranissimamente all'Europa non interessava, diciamo così, preservare la tipicità delle produzioni italiane. Ma chissà perché. Ci vogliamo fare le domande? Noi ce le facciamo. Noi, adesso se posso passare un attimo a una valutazione più politica, noi in Europa ci siamo, e infatti quella battaglia lì l'abbiamo fatta noi. Ora vede, anche il discorso parlare, riempirsi la bocca di parole come il capitale umano. Certo, il capitale umano è rilevante per la produttività sotto diversi profili. Per esempio, un profilo è quello che veniva citato dal dottor Caponi, cioè la difficoltà di trovare, per esempio, lavoratori qualificati nel settore dell'agricoltura, ma anche la difficoltà di interfacciarsi con una pubblica amministrazione qualificata. Anche quello è capitale umano. Ma chi ha difeso, cioè va capito che l'investimento in capitale umano dal punto di vista della macroeconomia è un consumo. Eh sì, perché forse non lo sa chi ci ascolta, ma è opportuno che lo si sappia. Gli stipendi di infermieri, medici, poliziotti, impiegati pubblici, dal punto di vista della contabilità nazionale sono consumo. Allora, se si vuole investire in capitale umano, la prima cosa che si deve fare è liberarsi dalla falsa dicotomia fra investimenti produttivi che fanno crescita e consumi che non la fanno, perché i consumi che non la fanno, in molti casi in contabilità, sono esattamente quelle persone qualificate che servono a far andare quelle macchine o che servono a formare altre persone affinché poi siano dei buoni lavoratori. E questo glielo può dire uno come me che non ha scoperto oggi che i debiti, o per meglio dire l'intervento pubblico nell'economia, è buono. Io non ho avuto bisogno di vedere i morti in strada, perché grazie a Dio appartengo a una scuola di pensiero, quella post-keynesiana, che riesce a trovare un buon punto di caduta fra la esigenza di tutelare l'economia di mercato, ma anche quella di accompagnarla quando questa economia fallisce. E di fallimenti del mercato, nella conversazione che ci ha preceduto, ne sono emersi tantissimi, ma io, lei mi aveva dato un minuto e io, come sempre, mi prendo, insomma, forse ne ho presi anche già di più, per cui mi fermo qui. Quindi, ricapitolando, non vorrei essere frainteso. Noi siamo per gestire l'Europa, ma non possiamo gestire l'Europa se non riconosciamo che è un problema, tutto qui. Ci stiamo attrezzando a farlo, stiamo lavorando per farlo, e guardi che su molte posizioni ci hanno raggiunto prima gli altri europei e poi gli italiani. Le posso fare un paio di esempi recenti: il Giubileo del debito e il MES, due posizioni sulle quali siamo stati osteggiati, vilipesi, derisi, scherniti, e che oggi sono espresse da politici della parte avversa. Io sono contento di questo e mi dimentico anche l'ottusità con cui non si sono voluti affrontare certi argomenti in passato. L'importante è che si guardi avanti in questi grandi temi, e anche nel grande tema della tutela dell'agricoltura italiana, che è una fonte non solo, cosa da non sottovalutare, contribuisce anche a un'ipotetica autosufficienza alimentare che noi non avremo mai perché siamo un paese importatore, ma che deve comunque sempre essere tenuta presente, anche perché, parliamoci chiaro, quello che è successo in questi ultimi mesi evidenzia che settori, diciamo così, considerati con una certa nonchalance come non strategici, in realtà hanno dimostrato di esserlo. E fra questi, a mio avviso, rientra pienamente il settore agricolo. L'impegno
mia parte politica, ma spero anche di tutte le parti politiche, per la difesa di questo settore, che è il settore primario, non a caso lo chiamiamo così, per una volta il linguaggio dell'economia si allinea ai fatti, deve essere assoluto, totale e costante. Credo che nella nostra esperienza di governo abbiamo anche dimostrato che queste non sono solo parole, e con questo vi ringrazio nuovamente per l'invito e ascolto la fine della conferenza. Se, grazie. Grazie al professor Bagnai, grazie. Voglio ricordare al collega Roventini che la flessibilità dei salari che lui tanto denigra, e su questo ci siamo noi, io e lui potremmo parlare, ma è una conseguenza diretta della rigidità del cambio, quindi voglio dire, lui lo sa, perché fa finta di non saperlo? E allora sentiamo Andrea Roventini. Sono anche tanti di quelli che ci ascoltano, quindi grazie. Mi conviene fare di no con la testolina, perché in Italia c'è stato un dibattito cui molti colleghi accademici non hanno contribuito, perché non hanno preso su di sé la dimensione sociale dello stato di accademico, che è anche quello di diffondere, di divulgare. Questo dibattito però c'è stato, e quindi ora la gente certe cose le sa. Purtroppo è andata così, purtroppo per alcuni. Grazie. Grazie professor Bagnai. Allora, ha chiamato direttamente in causa il professor Andrea Roventini, prego. Sì, intanto vorrei informare il professor Bagnai che non ho una testolina, ma ho una testa come lui, mi permette lo scherzo. Penso che siamo sulla stessa posizione, forse sulla flessibilità dei salari, sul tasso di cambio, e possiamo discutere sull'effetto del tasso di cambio fisso che ha ridotto le regole del gioco, che ha, diciamo, stretto le regole del gioco per le imprese italiane, però il fatto che l'euro non funzioni bene, secondo me, non deve essere la scusa per non fare i compiti a casa e per fare delle politiche di riforme strutturali e di austerità. In parte derivano anche dall'euro, ma il punto è che a questo punto si può fare una battaglia in Europa per modificare le regole. Per fortuna adesso le cose stanno lentamente cambiando. Arriverà adesso il Recovery Fund, vediamo cosa succede con il Recovery Fund, perché arriveranno dei soldi, questo, diciamo, è l'Europa che funziona bene, è un po' la nostra ultima spiaggia per utilizzarli bene, dopo ci toglie un po' gli alibi che abbiamo avuto fino ad adesso. Se posso, volevo anche intervenire sul dottor Capone che mi ha preceduto prima. Brevemente, per cortesia, grazie. Ma ha attaccato molto il salario minimo. Qui bisogna guardare un po' la letteratura empirica sul salario minimo, cioè la letteratura empirica ci dice che in diversi paesi il salario minimo non ha ridotto l'occupazione, partiamo da questo. Poi non si vuole fare un salario minimo contro i sindacati, il salario minimo va a coprire quelle zone in cui la contrattazione collettiva non copre bene, anche perché la contrattazione collettiva non è che funzioni benissimo, dato che c'è una proliferazione di contratti, di sindacati pirati che firmano contratti pirata, quindi il salario minimo andrebbe introdotto potenziando la contrattazione collettiva e dando un ruolo più grande, secondo me, anche ai sindacati confederati. E poi sulla flessibilizzazione, in Italia, io mi ricordo, ero studente, dalla riforma Treu in poi abbiamo solo avuto delle riforme di flessibilizzazione, quindi abbiamo avuto alla fine il Jobs Act, secondo me ha introdotto il contratto a tutele crescenti, adesso lo abbiamo, secondo me andrebbe potenziato e valorizzato questa forma di contratto a scapito delle altre, in particolare dei contratti a termine. Dottor Caponi, allora rispondiamo subito, no? Sì, no, condivido assolutamente quanto è stato adesso detto, nel senso che io sono contrario all'idea di un salario minimo eterodeterminato, quindi che qualcuno da qualche scrivania decida quale deve essere il salario. Se invece parliamo di dare maggiore spazio e quindi individuare sempre attraverso la contrattazione collettiva la retribuzione e poi dare questo valore a questa retribuzione così determinata anche in quei settori bui dove non arriva la contrattazione collettiva o arriva la contrattazione collettiva pirata, e cioè fatta esclusivamente per cercare di abbassare la retribuzione, creare un dumping contrattuale, da questo punto di vista, allora, anzi, questo rafforzerebbe, diciamo così, il valore della contrattazione collettiva coprendo un po' tutti i settori produttivi. Quindi da questo punto di vista, se andiamo in questa direzione, sulla flessibilità, sì, è vero che dal 97
si è cominciato, ma è stato un percorso altalenante, si andava un po' avanti, poi si tornava indietro, si andava avanti e si tornava indietro, diciamo ogni governo che si insediava faceva un passettino avanti e uno indietro, creando e generando sempre quella instabilità delle regole che io continuo a segnalare essere un vero problema per gli imprenditori che non riescono a programmare nulla perché le regole cambiano in continuazione troppo spesso. Bene, io penso che con, ecco, è comparso anche sullo schermo Francesco Madeo, l'avvocato, e preghiamo anche lui di intervenire su questo confronto finale. Sì, allora, quando noi ci riferivamo appunto alle regole del gioco all'interno delle istituzioni europee, non ci riferivamo alle regole giuridiche, ma a quelle appunto politiche all'interno dell'Unione Europea. È vero che gli agricoltori italiani sono un po' svantaggiati dal mondo europeo, dalle istituzioni europee, ma anche è vero che sono poco rappresentati. Cioè, battaglie concrete all'interno delle istituzioni europee fatte dalla politica italiana, io me ne ricordo poche per gli agricoltori, tranne quelle appunto sul PSR per cercare a livello regionale di accontentare un po' i vari sostenitori bipartisan destra e sinistra. Quindi quando ci riferiamo alle regole del gioco, ci riferiamo ovviamente alle regole politiche del gioco. Poi, tra l'altro, quelle giuridiche che regolano un po' anche tutto il mondo dell'agricoltura, anche quelle europee, vengono scelte sempre dalla politica, che per quanto riguarda l'area italiana è poco presente all'interno delle istituzioni europee per il mondo dell'agricoltura. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, siamo anche noi come Azione d'accordo ad incrementare quello che è la sostenibilità ambientale del sistema produttivo agricolo. Quello che noi diciamo è facciamolo insieme agli agricoltori, quindi quando scegliamo ovviamente le regole del gioco giuridica a questo punto, la programmazione, facciamolo in modo tale da coinvolgere tutte, diciamo, le parti della filiera agroalimentare, in più anche il mondo ambientalista, perché poi alla fine chi deve concretizzare tutta questa riforma, tutta questa rivoluzione sono gli agricoltori, che non devono essere neanche danneggiati ovviamente sulla loro redditività aziendale, altrimenti non converrà più produrre sotto un punto di vista economico, e quindi avremo meno persone disposte ad investire non solo le proprie risorse ma anche il proprio tempo all'interno del comparto agricolo. E un'altra cosa, non siamo neanche d'accordo sul taglio fatto ai fondi del PSR per finanziare ovviamente la Farm to Fork, cioè i soldi a disposizione dello sviluppo rurale del sistema agricolo devono rimanere quelli. La Farm to Fork si deve finanziare ovviamente con altre risorse, perché il cambiamento ha bisogno sia di risorse culturali, ma purtroppo anche del vile denaro. Grazie all'avvocato Francesco Madeo. Ed è con noi ora la professoressa Sonia Carminiani, a lei la parola. Sicuramente l'Europa non è un terreno neutro, io ho parlato di regole giuridiche sulle quali ci sarebbe tanto da dire, ne conosco il background, so che sono, come tutti i giuristi, sappiamo che sono il prodotto di azioni di forza e di rapporti di forza dei quali abbiamo visto l'esito e i prodotti anche negli anni passati e nelle precedenti edizioni della PAC. Credo che la riforma possa offrire uno spiraglio da questo punto di vista. Quando prima mi riferivo e ho parlato della sussidiarietà come condivisione di responsabilità, fino a questo momento la sussidiarietà a livello europeo è stata una sussidiarietà rovesciata che poco o niente di spazio ha dato agli stati. Forse questo è il momento perché si possa con forza proseguire in strade già percorse dal nostro Stato e che possono essere rafforzate per la tutela del prodotto nazionale, della qualità, della produzione, e dunque chiudiamo il cerchio della redditività della quale oggi ci siamo interessati.
E noi chiudiamo il cerchio di questo nostro incontro dedicato alla produttività, coltiviamo la ripartenza, seminiamo oggi per raccogliere domani, organizzato dall'Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Abbiamo ascoltato tanti interventi, tante analisi, tanti progetti, insomma, l'idea principale è di dare qualche spunto di riflessione in questo momento di difficoltà per progettare soprattutto l'agricoltura di domani. Da Sandro Capitani, un saluto a voi tutti e a presto risentirci per affrontare nuovamente i temi, i tanti temi dell'agricoltura italiana. Buona serata a tutti.